amici dell'Orienteering, benvenuti a un'esperienza qui a Casa Azzurri. Come vivono i nostri atleti questa intensa esperienza della Coppa del Mondo? Questo è il loro quartier generale. Misha Mamlev, giorno di riposo, che cosa si fa in queste giornate? Sicuramente ieri avevamo una giornata long, una giornata molto molto pesante per tutti gli atleti, e allora un giorno di riposo, tanti massaggi, forse una corsetta di 20 minuti, 30 minuti massimo. Ecco, la Casa Italia, siamo qua, abbiamo sì, una casa molto spaziosa con tante stanze, la nostra cucina. Poi si studia. Eh sì, bisogna tenersi al passo. Ieri una brutta distorsione. Non così brutta, però direi che altri 7 km con una gamba così non li facevo. Cos'hai lì sopra? Argilla? I metodi avanzati del fisioterapista. Fai massaggi anche, un piccolo confessore? Delle volte sì, delle volte qualche segreto scappa, dovendo passare tanto tempo insieme, qualche confidenza si fa. Marco Bezzi è il cuoco. Sì, sono il cuoco della nazionale. Chi è che fa le richieste più sofisticate? Ma nessuno, si adeguano al menù. Essere campioni del mondo non ti esime dallo studio. Boh, sono i suoi lì. Sei sempre il solito. Lo so. In ordine da destra a sinistra i cantoni della Svizzera. Dalla mountain bike alla corsa. Volevo assolutamente essere vicino ai nostri atleti in questa grande prova di Coppa del Mondo in casa. Questi atleti sono seri, esattamente come i miei, e l'obiettivo è quello di fare al meglio e se possibile di vincere, quindi attualmente non vedo nessuna differenza. C'è tanto da fare, però sono fiducioso e vedremo prossimo anno di avvicinarci ancora. Lo sport più bello che c'è, almeno per me e per noi tutti. Ormai sono uno dei più vecchi del gruppo e cerco di farmi valere, anche se questi junior son molto forti. E tu che cosa studi a secco? Ma mi piace ipotizzare i percorsi che poi potremo avere in gara. Come si organizza un atleta che ha un bimbo? Bisogna ottimizzare molto i tempi, essere veloci quando i bimbi si riposano e divertirsi con loro, perché si prende energia anche da quello. Che cosa ti lascia questa Coppa del Mondo? Sicuramente un'esperienza indimenticabile, soprattutto perché in casa, e è la mia prima grande esperienza a livello internazionale, quindi sicuramente un bel ricordo. Telefonate in tutte le lingue per te, però? Sì, sì, ormai telefonate in italiano, tedesco, svedese, quello che volete. Qual è il tuo grande gol? Il grande gol è domani, il più vicino, poi quello dopo è dopodomani a Cortina.